Buon salve a tutti ragazzi, un saluto da Mette, bentornati su Nerd is the Way, bentornati con la nostra serie di supporto dedicata ad Banner Saga Trilogy e bentornati con il nostro buon secondo gruppo, in questo caso con i nostri popolani, il nostro popolo guidato da Alette, che sta cercando di portare tutte queste persone il più lontano possibile dai distruttori. Dunque, quello che vorrei provare a fare è andare subito a promuovere la nostra buona Alette e abbiamo nuova abilità. Manco a farlo apposta, nello scorso episodio abbiamo cercato di diventare un riparatore perché dicevo che non avevamo abbastanza delle abilità interessanti, manca farlo apposta, ho livellato Alette e abbiamo una nuova abilità. Vediamo un po' qual è. Tiri di copertura, Alette incocca una freccia, aspetta, ciascun nemico che si muova all'interno della portata del suo arco verrà colpito dai suoi dardi letali. Alette sacrifica il suo attacco attuale per la possibilità di poter colpire nemici multipli. È utile anche in difesa dal momento che ogni nemico entra a portata verrà attaccato. Ok, mi sembra buona, va bene, accettiamo e a questo punto direi saliamo di un punto qua e saliamo un punto qua. Perfetto. Sbagliato a schiacciare, conferma. Molto bene. Vediamo se c'è qualcuno di livello basso. Questi quanti punti ne servono? 7. Ok, allora potremmo livellare qualcuno di livello 3. Interessante. Allora, vediamo un po' chi abbiamo. Lei, l'abilità cos'era? Scorie ardenti. Man, direi che non è tutto sto granché neanche di abilità. Oddleif, sì, però comunque abbiamo già un arciere, quindi direi di no. Nid, qual era l'abilità già? Ah, aumenta la portata. Ok, però come vi dicevo già abbiamo un nostro arciere già. Vediamo un po' di guerrieri melee che abbiamo. Abbiamo lui che è raduno. 2 punti volontà un alleato. Questo è molto buono. Questo è molto buono, Eric. Ludin invece cosa? Trafiggere, ok. E respinge di una casella, va bene. E un 12-12, 10-3-2. Ok, mentre Trigvi 12-12, 12-12, 10-3-2, 10-3-2, ok, uguale Trigvi, e questo ha anche lui trafiggere. L'abilità passiva cos'è? Ogni qualvolta un'unità uccide qualcuno, gli alleati adiacenti si sentono incoraggiati e combattono con più grinta, ottenendo assieme ad essa un punto volontà, mentre lui ha anche lui incoraggiamento, ok, perché sono entrambi dei lancieri, ok, mentre il nostro poeta è buono anche lui. Racconto epico cosa dà? Allora, il personaggio esalta il bersaglio con racconti di geste eroiche, le sue parole potenziano un alleato per un round, aggiungendo un danno per ogni 2 di forza di cui il nemico supera l'alleato. I complimenti del personaggio non hanno effetto se l'alleato attacca un nemico con forza uguale o inferiore, quindi è importante scegliere il giusto bersaglio. Ok. Questo è molto buono. Questo è molto buono. Ogun, ecco, anche Ogun non mi dispiacerebbe. No, andiamo a potenziare Ogun. Sinceramente mi sembra molto più utile un Ogun che gli altri. Allora, andiamo a dare un punto qua e un punto qua. Perfetto. Ottimo. Mazza, Ogun può fare così tanti livelli? Allora, andiamo a mettere prima il tank, poi il guerriero, poi lui e un altro tank, ok, allora mettiamo l'altro tank, lui, ok, poi mettiamo Alette per ultima, lui che cos'ha? Un 15-15, mentre lui ha ariete. Interessante.
Potrei mettere lui, sinceramente no. Quindi andiamo a mettere lei, ok, andiamo a mettere lui e a questo punto mettiamo il poeta. Così abbiamo 4 di frontline, possibile 5. Va bene, mi piace. Molto bene. Allora, andiamo a vedere sul training se abbiamo qualcosa di interessante. Beh, entra e fatti dare un'occhiata, dice Sven, l'addestratore. Stai solo ciondolando in giro? Chiede Sven. O sei qui per imparare qualcosa che potrebbe salvarti la vita sul campo di battaglia? Addestri i membri del clan perché diventano combattenti. L'addestratore scuole il capo. Stai calando il secchio in un pozzo prosciugato. Abbiamo a malapena gente abbastanza per badare l'accampamento, senza che li mandiamo a morire in battaglia. Ok, allora. Cosa può mostrarmi? Un sacco di cose. Ho 5 sfide per te se riuscirai a completarle. Mazza, prima di raggiungere Alberrang. Beh, farò sapere a tutti che mi hai impressionato. La risata di Sven è piena di catarro. Iniziamo con le basi. Pensi a ciò che sta dicendo. Ti senti pronta per la sfida? Sono pronta. Allora cominciamo. Vediamo un po' che cosa ci offre. Allora, dobbiamo formare un muro di scudi. Fattibile. Dobbiamo uccidere un nemico usando perforare. Ok. Va bene. E usa l'impatto pesante per danneggiare tre nemici in una volta. Quando Akon o un altro guerriero Varla attaccano un bersaglio, anche tutti i nemici adiacenti ad esso subiscono un danno. Va bene. Allora. Facciamo così e passiamo. Perfetto, il muro di scudi l'abbiamo fatto. Poi tocca a lui. Proviamo a vedere un po'. Usiamo lui qua. Perfetto. E chiudiamo. Poi tocca a lui. Però adesso col fatto che ci sia questo qua non si può muovere. Va bene, allora. Scissione serve a qualcosa? No. Scissione. Oh, sapete che vi dico? Faccio un attacco normale. Però questo lo ammazza in un colpo solo. Aspettiamo. In questo modo possiamo colpirlo subito. Allora, perforare. Allora, ci spostiamo qua così che non veniamo colpiti. Uffa. Ok. Però scusate, lui non ha abilità? No. Ok, adesso toccherà poi ad Akon. Ottimo. No, non tocca ancora ad Akon. Andiamo a danneggiare lui con un massimo di punti possibile. Poi tocca ad Akon, usiamo tempesta, giusto? Ah no, impatto pesante. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Adesso vediamo un attimo.
Andiamo a uccidere lui. Ok, andiamo a rompere l'armatura a lui. E adesso teoricamente dovremmo riuscire. Ottimo, lui non si muove. Tocca a lui. Fuck. Spostiamolo indietro, non vorrei farlo morire. Fine turno. Tocca a lei. Direi che a questo punto può usare rapace su di lui. Ok, ottimo. Perfetto. Muro di scudi completato. Perforare e anche impatto pesante. Molto molto bene. Vediamo quanto fama abbiamo guadagnato. 12. Buono buono buono. Davvero molto bene. Andiamo a vedere un po' i nostri buoni eroi. Se possiamo livellare qualcun altro. Mi piacerebbe andare a portare magari lui a livello 4. Non sarebbe male, ma forse è meglio lui. Andiamo a livellare lui. 9 punti, perfetto. Gli andiamo a dare un ulteriore punto qua e quasi quasi gli darei... Vediamo un pochino. Mentre questo invece 10% di possibilità di perforare. Questo non è male, questo non è affatto affatto male. Diamogli un punto qua. Ok, confermiamo, perfetto. Livello 5, lentamente stiamo livellando tutti. E a questo punto direi che possiamo anche partire nuovamente. Abbiamo anche fatto la nostra buona missione. Devo prenderla un po' come abitudine. Prima di... all'inizio di ogni episodio fare un addestramento. Perché dobbiamo fare quelle 5 prove prima di arrivare ad Arberrang. Un gruppo di 2 dozzine di persone, magre e sporche, si spostano dal rozzo sentiero per lasciar passare la carovana. Vi prego, dice una ragazza, ha qualcosa da mangiare? Sua madre, con gli occhi bassi, le tira un braccio per zittirla. Perché siete qui? Le nostre case sono state bruciate, dice un uomo tossendo. I codardi non avevano neanche uno stendardo. Ora vogliamo solo trovare un posto sicuro per ricominciare. Mi dispiace sentirlo, ecco del cibo. Alcuni adulti sembrano sorpresi e alzano le mani in segno di apprezzamento, con le lacrime agli occhi, mentre porgi loro un po' di cibo e alcune pellicce. La ragazza sorride, a prescindere da quanto ti stia costato, senti di aver fatto la cosa giusta. Mazza, 15 provviste in meno. Va bene, dai, dai, va bene. Oh, pioggia. Pioggia battente. Una volta attraversato il letto del fiume Omstra, il vento smette di spazzare l'aria umida. Il cielo scuro scatena la sua pioggia e presto grosse gocce d'acqua trasformano il percorso polveroso in una palude risucchiante, rallentando la carovana. I mantelli vengono tirati sopra la testa e i bambini animali radunati vicino ai carri. Che tempo schifoso, ragazzi. Oh, bene, più 2 provviste ai membri del clan. Ottimo. Speravo di evitare di visitare questa parte del regno ancora per qualche anno, dice il principe Ludin. Almeno altri hanno avuto il buon senso di abbandonare questo letamaio. Per quanto suoni arrogante, ha ragione. Ci sono pochi segni di vita intorno a voi, eppure hai ancora la sensazione che qualcuno vi osservi. I mugiti degli Yox, di solito quieti, indicano le difficoltà delle bestie nel trainare i carri. Hai il fango fino al ginocchio quando arriva un esploratore. Laggiù abbiamo trovato delle pietre miliari che conducono ad alcuni sentieri di terra solida, indica mentre alza la voce per sovrastare gli Yox. Irregolari e accidentati, ma più facili di questo. Pietre miliari? Già, dice l'uomo, non sembrano naturali, sembrano diverse da tutto il resto. Da cosa posso capire che sono semplicemente delle pietre che segnano un percorso attraverso questo posto? Potresti chiedere a Trigby, ma non è nei pressi.
probabilmente è andato a raccogliere funghi. Portaci lì. Mi sembra che la situazione sia talmente disperata che tutto è meglio di questo. La carovana cambia lentamente percorso, ma presto vedi le basse pietre miliari, alcune con rami legati sopra. La carovana prende velocità su grumi di terra compatta finché un bambino non urla. Torni indietro per vedere il ragazzo venire tirato fuori da un buco in uno dei tumuli che hai attraversato. Cosa? All'interno vedi corpi avvolti e anneriti, sepolti sotto pochi pollici sotto la palude. State camminando sopra dei tumuli sepolcrali. Tutti in movimento, dice Iver. Forse possiamo andarcene da qui senza che nessuno sappia che ci siamo passati. Inizia a sollecitare tutti, ma ti accorgi che Rugga ti sta guardando. Cazzo. Brutta roba. Brutta, brutta roba. Sono tutti intorno a noi, urla un uomo vicino al fondo della carovana. E noi siamo bloccati in questo fango. I palustri vi hanno circondati, il loro capo viene avanti e grida. Non c'è altro prezzo che il sangue per aver attraversato le terre dei nostri morti. Le urla risuonano, si preparano ad attaccare. Mandi Trigvi per contrattare. Non ti avevo detto che facile non è sempre facile, dice Trigvi. Sembra nervoso, è una reazione che non gli hai mai visto avere prima. E se mi ascoltano tanto quanto lo farei tu? Fai quello che puoi fare, così possiamo preparare un attacco. Trigvi ti guarda negli occhi per la prima volta da quando ne hai ricordo. Meglio dormire una sola volta nei luoghi strani, dice prima di girarsi. Marcia attraverso la palude, tendendo le mani alte in segno di pace. I tuoi combattenti colgono questa opportunità per spostarsi in una posizione migliore, spingendo ulteriormente i membri del clan verso il centro. Alcuni palustri circondano il No! Cosa? Trigvi, mentre si rivolge al capo con il suo stile animato, l'uomo gli premette di finire prima di parlare. Ha dimenticato le nostre vie, bentornato a casa, ragazzo. Coloro che circondano Trigvi lo trafiggono ripetutamente con le lance prima che tu possa condurre una carica. Cazzo! Abbiamo dovuto sacrificare Trigvi per poter combattere alla pari? Cazzo, no! Il loro numero supera quello dei tuoi combattenti addestrati, ma le tattiche intelligenti potrebbero portarti comunque alla vittoria. Molti dei tuoi uomini moriranno se non conseguirai la vittoria. Tutta la palude sembra muoversi per via dei palustri che si avvicinano. Eric, il guardiano da Strand, dice: so che sembra folle, ma stanno portando i loro orsi da battaglia. Se ne indebolissimo uno, potremmo catturarlo, sorride, vedendo il tuo sguardo interrogativo. Chiedi al governatore di Strand, in certe situazioni sono utili. Akon ringhia: potremmo ottenere le nostre vite e lui vuole. Potremmo perdere le nostre vite e lui vuole un animaletto? Valuti il da farsi. Va bene, Eric, ma che ne valga la pena. Dobbiamo sgombrare il campo di battaglia e lasciare solo un orso, dice il guardiano. Poi lasciate il resto a me. Va bene, pazzesco, ma va bene. Ok, tentiamo l'impossibile, ragazzi. Tentiamo l'impossibile. Allora, direi, togliamo il bardo perché assolutamente ci serve della manodopera. Ok, Eric ci serve assolutamente, abbiamo detto. Ok, allora mettiamo Iver primo, poi Mogr secondo, anzi Mogr primo, Akon, scusate, Iver secondo, poi mettiamo Akon terzo, mettiamo anche Alette e Ogun. Ok, ragazzi, tentiamo il tutto e per tutto. Allora, c'è solo un orso, il che non è una cosa negativa. Vediamo quanti punti ha l'orso di vita. È un 10-13. Tutto sommato non è una cosa troppo impossibile. Allora, i due tank qua. Qua. Lui lo mettiamo qua. Lui qua, ok. E l'altro lo mettiamo qua. Mentre lei la mettiamo qua. Ok, ragazzi, pronti? Via. Dobbiamo lasciare il campo. In campo l'orso.
Porta dolore cosa fa? Ok, restituisce il favore. Andiamo direttamente qua e iniziamo a demolire un po' l'armatura. Quanti danni fa? Lasciate a me l'orso. Va bene. Ok. Proviamo a iniziare a correre. Cerchiamo di andare a indebolire velocemente il più possibile loro. Lui cos'ha come abilità? Tempesta anche, molto bene. Allora lo muoviamo qua e gli facciamo usare tempesta. Grande! Grande cazzo, grande, ha crittato. Wow, mazza, ha fatto parecchio male. Ok, tocca a lui, direi. Andiamo qua. Flagello sanguinoso. Proviamo a vedere. Ottimo. Se capite che forse ce la possiamo fare? Forse ce la possiamo fare. Ottimo, più uno fama. Ok. Secondo me è fattibile lo scontro, ragazzi. Secondo me è fattibile. Secondo me è fattibile. Allora, vediamo un pochino. Ago e filo. Va bene. Se no abbiamo l'altra abilità. Ok, vediamo se effettivamente si muove qualcuno. Ci mettiamo qua e direi usiamo ariete su di lei. Ottimo, perfetto. Ottimo. Perfetto. Poi andiamo qua. Ah, ma prende anche gli alleati, quindi? Scusate. Andiamo a eliminare questo molto semplicemente. Perfetto. Ah, cazzarola, il tank è caduto. Allora... andiamo qua, usiamo l'abilità, che cos'è, raduno? Ah, ok, dà della volontà a un alleato. Grande, perfetto, ottimo, ottimo. Allora, adesso andiamo qua e via, perfetto. Lei si può anche... Lui si riposa. Lui fa il fine turno e lui cattura l'orso. Perfetto. Buono, 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 buono. Molto bene, molto bene. Il tank ha fatto perfettamente il suo lavoro. Alette promossa. Mi piace un sacco l'abilità di Alette. La nuova abilità di Alette è favolosa. Mi piace davvero un botto, ragazzi. Quanto abbiamo guadagnato? 8 di fama. Va bene, davvero ottimo. Davvero, davvero ottimo. Alcuni eroi sono feriti. Abbiamo bisogno di riposare nell'accampamento. Mentre parliamo, le fiamme pietrificate tengono lontani i nostri amici Varl.
Bello, deve essere una specie di albero pietrificato. Intanto ho sentito che è suonato il timer, ma alla prossima pausa ci occuperemo di salutarci. Situate a testa in giù nel terreno le radici pietrificate di un albero gigante, ecco, vedete, avevo immaginato bene, si estendono fino al cielo. Tutti i Varl, compresi Ivar e Haakon, si sono temporaneamente separati dalla carovana, tenendosi alla larga dalla pietra divina di Baldring. La presenza dei giganti ti manca mentre continui ad avere la sensazione che qualcuno vi osservi. Aleo, cosa sai di Baldring? Non molto, ma abbastanza, dice lo Skald. Queste fiamme simboleggiano l'amore di Baldring per il fuoco e la guerra, il primo come mezzo per la seconda. Quando i Varl stavano dominando gli umani nel primo grande conflitto, fu Baldring a donare alla fazione perdente il fuoco per combattere i giganti. Alzi la mano per fermare il cantastorie, cercando di sentire nella pioggia chiunque possa avervi seguiti. Non sentendo nulla, Aleo riprende, tenendo fisso lo sguardo sul pubblico. Gli umani lodarono Baldring per il dono del fuoco, ma il dio desiderava solo più la guerra. Indica verso la distante sagoma dei Varl. Quando i giganti e gli umani trovarono la pace, questa pietra divina cadde in disgrazia. Sembra che continui a mantenere la terra riarsa. Forse la sua ombra può ancora uccidere. Chiami alcuni combattenti e pattu... No, va, lasciamo questo posto. Qualcosa in questa situazione sgradevole e piovosa ti mette a disagio e ordina a tutti di riunirsi rapidamente ai Varl. Meglio andarsene. Abbiamo guadagnato anche della fama presso la divinità. Molto bene. Proseguiamo, vediamo come va il nostro viaggio. E siamo quasi arrivati a Grundar. Finalmente cessa la pioggia, ma si alza il vento. Strizzi gli occhi per sopportare le raffiche e vedere chiaramente le vaste pianure davanti a te. Sembra non esserci molto laggiù, dice Ivar. Il suo tono esprime in egual misura meraviglia e preoccupazione. C'è una piccola cittadina, che più che una cittadina sembra quasi un accampamento di tende. Il terreno trema nuovamente. Abbastanza perché gli Yoks tirino le briglie in preda al panico. Nelle pianure, con nient'altro che il cielo sopra, ti senti particolarmente vulnerabile. Solo pochi alberi e nessuna montagna, dice Haakon in tono pungente. Sembra che dobbiamo preoccuparci solo che la terra non sia sotto i nostri piedi. Quando lo fissi, si stringe nelle spalle. Vediamo un po' in Grundar questo almost posto. looks forgotten by the rest of the world. Maybe those who live here have forgotten the rest of us too. In un campo appena fuori Grundar, la carovana vede diverse creature che credevi essere un mito. Non ci posso credere. Sono due centauri. Oh, centauri! Due centauri con semplici armi di bronzo fanno la guardia ad alcuni altri che sembrano feriti e incapaci di alzarsi. La dimensione della carovana li rende nervosi. Voglio dare un'occhiata da vicino. Anch'io, assolutamente ragazzi, voglio assolutamente vedere i centauri! Voi due avanzate di un centinaio di passi, mostrando ogni segno di rispetto e pace. Anche alcuni membri dei clan si spingono avanti. Il centauro... Oh, che figo! Guardate che figo che è! Bellissimo! Bellissimo! Il centauro pesta gli zoccoli ripetutamente, la femmina con la coda che schiocca impugna un giavellotto. Dannazione, la carovana li sta spaventando. Tutti indietro. Il tuo grido improvviso spaventa la centaura, che manda un giavellotto a piantarsi nel terreno vicino ai tuoi piedi. Alcuni acieri tirano, mancando il bersaglio. Fermi! Basta frecce! Il maschio dice qualcosa che risuona come un lungo flusso di consonanti. La femmina abbassa il secondo giavellotto. Vogliamo solo aiutare. La coda del maschio schiocca. Vuoi aiuto? La sua voce risuona tesa e la sua bocca sembra goffa nel pronunciare parole straniere. Sì, aiuto! Oddleif si fa da parte, tu fai un cenno a Eowyn perché ti aiuti. La femmina sembra turbata, parla in uno strano modo, il maschio le risponde e poi si volta verso di te. Aiuto! Roek e altri! Proverò, questa è certamente la prima volta. I centauri si fanno da parte, permettendo a Eowyn di avvicinarsi ai combattenti feriti. Wow, che fighi! Bellissimi centauri, bellissimi!
Non me l'aspettavo ci fossero. Con Ewind e Juno che badano al ferito Roek e ad altri centauri, la carovana si sistema fuori dalla misera città di Grundar. Sembra che la città si stia godendo una piccola festa. Alcuni membri dei clan salgono la collina per godersi gli spettacoli e la musica, ma presto ritornano delusi. Ci chiamano forestieri, dice una donna. Non vogliono che interrompiamo la loro festa della raccolta del grano e i mercanti non sembrano voler commerciare. I membri del clan presto ignorano la cosa e trovano rinnovati interesse nei centauri. Alcuni ammirati, altri disgustati. Ok, ragazzi, a questo punto direi che mi sembra la situazione migliore per salutarci. Ci vediamo sempre fissi la prossima settimana con The Banner Saga Trilogy e vi ricordo sempre i nostri costanti appuntamenti settimanali, il lunedì e il venerdì con Europa Universalis 4. Martedì con Halo The Master Chief Collection e invece giovedì con la nostra saga di The Banner Saga Trilogy. Detto questo, da qua è tutto ragazzi, vi saluto e ci vediamo molto molto presto. Ciao!